Beh, insomma, quando si parla di geografia, diciamo la verità, insomma, non è che sempre proprio tutti siano stra-innamorati di questa materia, ecco. Io magari sono un po' di parte perché non sono mai stata... So che Roma è la capitale, ecco, fin lì ci arrivo. No, però dicevo, però pensate che fra tante notti che sono diventate importanti, no, nella nostra bella realtà, la notte di tutti i vari colori, c'è la notte europea della geografia, ma vi garantisco è un programma pieno di eventi davvero da vivere, molto 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 bello. Allora davvero ringrazio il mio salotto per essere qui, grazie a Milena Bertacchini, responsabile Museo Gemma Unimore, grazie. Grazie davvero. E grazie a Caterina Monari, insegnante, quindi docente del liceo San Carlo Muratori, che adesso devo sempre stare attenta a dirlo unito, eh. Muratori, San Carlo? Muratori, Muratori San Carlo. San Carlo. Mi è venuto un San Carlo prima, scusami. Ma è interscambiabile. E allora anch'io sono di parte, quindi mi è venuto, chiedo scusa, liceo classico Muratori San Carlo. Che meraviglia, mi piace molto avervi fra l'altro qui, perché insieme posso dire proprio rappresentate, date l'idea di quello che è veramente questa notte europea della geografia, proprio anche per la presenza delle scuole, perché ci sarà una super, possiamo dire, sorpresa, perché questi studenti si stanno rivelando. Io ho occasione tante volte di parlare dei giovani, insomma di questa bella gioventù, perché si parla sempre in modo un po' critico, c'è una bellissima gioventù e in questo caso saranno dei grandi protagonisti. Ma che cos'è la notte europea della geografia? È una notte che è stata organizzata per la prima volta in Francia nel 2016 e da ormai 2 anni, quindi questo è il terzo, e si è sviluppata anche in Italia ed è un'iniziativa che vuole promuovere quello che è il sapere geografico. Come dicevi tu prima, la geografia, quando se ne sente parlare si pensa subito a stili di vita, città, notizie un po' poco intriganti. In verità il sapere geografico è qualcosa che risale a Strabone, quindi agli albori dei saperi, perché da sempre l'uomo vuole conoscere dove vive, come è fatto il territorio, come è fatta la terra, e questi saperi ovviamente si sono sviluppati nel tempo e noi questi saperi li uniamo, li fondiamo per scoprire meglio la nostra città. Ed è una a Modena, visto che è un'iniziativa di tutta Europa, e a Modena ha come attività una passeggiata urbana in collaborazione o in compagnia dell'Università della Terza Età, di associati dell'Università della Terza Età, dell'Archivio di Stato di Modena e del Liceo Muratori San Carlo con i suoi studenti. Bellissimo, quindi insomma possiamo dire un po' un trekking urbano alla ricerca, proprio alla scoperta o riscoperta giustamente della nostra bella città di Modena, ma questo ovviamente vale poi per tutte le città. E qui entrano in scena appunto gli studenti, mi piace fra l'altro questa abbinata, no? Terza età e i ragazzi appunto infatti delle superiori, insomma tutto torna. Sì. Che saranno, io li ho un po' definiti mentre leggevo appunto il comunicato stampa, che dall'altra parte devo dire molto interessante, poi mi piace molto anche poter vedere, vi ringrazio per averle portate queste locandine perché danno davvero l'idea di che cosa stiamo parlando, Map Track, mi piace molto anche questo titolo, possiamo dire, dicevo, i giovani che sono un po' dei ciceroni, perché cosa faranno i vostri ragazzi? Sì, beh, questa è la parte finale del lavoro e spero sia quella che darà maggiore soddisfazione a tutti, quindi lungo il percorso saranno i ragazzi in collaborazione con gli altri ragazzi dell'Università della Terza Età, con la professoressa Bertacchini, a illustrare le tappe del percorso, e non anticipo il contenuto perché sarà veramente un viaggio alla scoperta della città in luoghi che si attraversano quotidianamente senza rendersi conto di quello che nascondono e insomma anche dei misteri un po' che racchiudono. Però ecco, il momento in cui i ragazzi andranno a interfacciarsi con il pubblico che vorrà seguire l'iniziativa, si trovano alla fine di un cammino che è iniziato con degli incontri di preparazione, con la dottoressa Bertacchini, il dottor Cortellacci sono venuti in classe per presentare quello che era il tema della geografia, della cartografia, la conoscenza del territorio, gli intrecci che la geografia porta con tante altre materie, perché c'è il discorso della storia, c'è il discorso anche linguistico, la scoperta di alcuni toponimi, il significato di certi nomi che racchiudono, insomma, così, anche lì realtà
più profonde di quanto non sembri, e dopo questa preparazione e studio allora saremo pronti così per poter dialogare con chi vorrà ascoltarci. Ecco, ovviamente la giornata, scusate, io non l'ho detto, ma è tutto torna questa mattina, tutto il 5 di aprile. Il 5 di aprile è una data da segnare assolutamente sul taccuino, però mi è piaciuta la matita, professoressa Bertachini, perché carinamente, siccome erano poi in anticipo, come veramente sono sempre fantastici i miei ospiti, sempre precisi, puntuali, hai seguito, ci diamo del tuo, certo, hai seguito la chiacchierata di prima e giustamente hai detto è perfetto il venerdì, perché comunque si può anche andare allo spettacolo di cui parlavamo prima, nulla toglie niente, ovviamente, esatto. Io adesso sottolineo, in questo caso, appunto il 5 di aprile, certo, alle 18 se non sbaglio la camminata, esatto. Ovviamente anche il target, a chi possiamo consigliarla, a chi possiamo, mi verrebbe da dire che è aperta un po' a tutti. È un po', sì, è adatta a chiunque sia curioso del luogo dove abita, quindi dai ragazzi non giovanissimi fino agli adulti, fino anche a ragazzi della terza età. Perché appunto questo dialogo intergenerazionale consente di scoprire la nostra città che viviamo tutti i giorni senza sapere invece come mai ci siano certi toponimi, certi nomi, dei luoghi che così si sono trasformati nel tempo e che celano dei passaggi di una Modena cosiddetta oscura, cioè di periodi ormai dimenticati, ma che attraverso le mappe noi possiamo riscoprire. Quindi ancora una volta davvero l'avete spiegato bene, la geografia che è davvero va vista come una materia che ne contiene poi o comunque può essere un'anticamera di tante altre materie, effettivamente attraverso la geografia qui stiamo parlando quasi di storia, insomma, no? Sì, se vogliamo. Parliamo di storia, parliamo di arte, parliamo di geologia, visto che io comunque certo. ho una tradizione in me e soprattutto questo attraverso la narrazione che le carte ci permettono di scoprire, carte che riguardano una Modena di altri tempi, carte conservate sia all'archivio di Stato di Modena, in parte anche all'archivio comunale, e mappe che ci raccontano di luoghi che andremo a riscoprire leggendo il passato in chiave attuale. Certo, tutto questo l'avete spiegato molto bene, ma mi piace ripeterlo, sotto forma appunto di camminate, io l'ho chiamato trekking urbano, però insomma di fatto è una passeggiata. Sì, esatto. Che poi voglio dire uno può fare col passo che ritiene, no? Ecco, alle ore 18 inizia, dico bene? Alle ore 18 il ritrovo è in Largo Sant'Eufemia 19, dove ha sede il Museo Gemma, Museo Universitario Gemma, e ci troviamo lì e insieme cominciamo questa passeggiata che in un qualche modo celebrerà anche il 2019 come anno del turismo lento, cioè l'anno di un turismo che assapora quello che si attraversa cadenzati dal cammino, quindi la camminata che permette un approccio al contorno e al paesaggio che si attraversa in modo migliore, più consapevole e anche più gradevole. Certo, la camminata è aperta a tutti, quindi basta presentarsi, immagino, dico bene, sì, alle ore 18, forse meglio un pochino prima, insomma, per poter insomma, sì, iniziare insieme, esatto, insomma, immagino questa camminata che avrà una durata circa di un'oretta, sì, poco più. Potrei farla quasi anch'io, che sì, non sono molto sportiva. Sì, sì, sì. Sì, no, è molto facile, è un percorso abbastanza breve, è un percorso che si muove attraverso tappe e ad ogni tappa avremo questi ciceroni d'eccezione che si faranno così, che si daranno manforte sia ai giovani del Liceo Muratori San Carlo sia i non più giovani dell'Università della Terza Età. Molto bello. Insomma, tra l'altro, insomma, leggevo proprio che una delle vostre caratteristiche, oltre ai luoghi, giustamente, ma anche proprio la scoperta di personaggi, sì, che magari, insomma, delle volte si danno un po' per scontati, no? Io mi ripeto, lo so tante volte, proprio per chi mi segue, insomma, forse anche troppo, però dico sempre che tendiamo sempre ad andare lontano a cercare, quando invece abbiamo magari sì, davvero sotto casa, nella nostra città, dei luoghi molto belli dal punto di vista culturale, storico, eccetera, magari conosciamo poco. Ecco, i ragazzi quanto sanno e quanto si sono incuriositi e anche divertiti in tutto questo, sì, in questo progetto? Sì, io credo che ai ragazzi questo progetto sia particolarmente piaciuto, anche perché hanno avuto modo, diciamo, di uscire dall'aula, uscire dalle pagine del manuale e poter incontrare altre realtà e altre dimensioni che li ha messo a contatto con la realtà storica o con l'approfondimento e lo studio in un modo un po' diverso.
Già il dialogo con l'università e poi anche l'esperienza dell'archivio, perché è stato nominato l'archivio di Stato di Modena, grazie anche alla disponibilità del direttore, la dottoressa Patrizia Cremonini, il vice direttore, il dottor Miles Nerini, abbiamo potuto andare in archivio, prendere in visione le carte, quelli che sono i documenti, perché non c'è ricerca e non c'è studio che non parta dal documento storico, e questa possibilità, insomma, di fare una riflessione anche su quelle che sono le fonti delle verità che poi si studiano, credo sia stata particolarmente importante per i ragazzi. Quindi insomma una grande collaborazione, mi sembra di capire, anche questo è importante, insomma, fra musei, fra appunto archivio storico e scuole, insomma, proprio perché non rimangano così distanti, mi viene da dire, no? I concetti che si vanno effettivamente a studiare sul libro. Sì, poi il dialogo in città fra queste istituzioni che hanno competenze diverse, che comunque si intersecano tra di loro, permette di ricostruire così una visione, un'evoluzione del paesaggio urbano modenese a 360 gradi, nel vero modo in cui deve essere trasmesso, quindi in modo multidisciplinare. Ecco, e MapTrack da dove nasce? MapTrack nasce dalla passione, dal cardine dell'informazione di questa iniziativa che è cartografica, e track perché track urbano, e quindi ci sembrava che un termine abbastanza semplice e orecchiabile. Qui ha un'assonanza, è un esatto. Po' come, a me faceva pensare Star Trek. Sì. Io arrivo lì. Non c'entrava nulla, però no, anche perché a livello internazionale questa è un'iniziativa europea che comunque abbraccia i geografi di tutto il mondo. MapTrack sta diventando un termine abbastanza familiare con il quale nel mondo si avvicina la cartografia alla popolazione, perché si ha l'esigenza di far conoscere non solo la cartografia attraverso l'uso dei navigatori, ma anche attraverso queste mappe storiche che non solo hanno un valore estetico-artistico, ma anche un valore storico, cioè ci racconta aspetti di una città che altrimenti avremmo dimenticato. Certo, molto bello, insomma, questo passato e futuro insieme che possono tranquillamente convivere. Tra l'altro, insomma, queste carte che devono essere, appunto, come spiegavi molto bene tu, già di per sé belle, affascinanti da un punto di vista appunto estetico, come storie e quant'altro, però insomma che alla fine poi sono diventate più importanti dei navigatori, perché grazie a queste carte immagino avete potuto strutturare questo percorso, perché non credo che un navigatore oggi avrebbe mai potuto ricostruire, quindi insomma una volta tanto questo passato, che diventa anche una bella, secondo me una bella scommessa, una bella così, insomma, è accattivante per i giovani, no? Soprattutto io parlo da ex studentessa di liceo, no? Quando si pensa a volte che il liceo sia un qualcosa di ancora un po' ammuffito, questo non è, cioè, no, dimostrano non questi è. Eventi, questo è uno solo dei tanti eventi che riguardano proprio, che hanno come protagonisti i giovani. Sì, perché da un lato c'è la scoperta di un passato anche poco conosciuto, che ha sempre di per sé un fascino e un'attrattiva, e poi c'è anche la possibilità di riflettere sul presente, perché il fatto stesso di trovarsi sul luogo, di scoprire la realtà del luogo, di innamorarsi di questi luoghi, e proprio attraverso la passione che un pochino è sorta e scaturisce da queste esperienze, c'è poi la speranza, ma lo si vede insomma per quello che già possiamo constatare, che arrivi il desiderio di trasmettere agli altri quello che si è scoperto, e anche la passione per il territorio, che è il tuo territorio, e quindi senti la responsabilità di tutelarlo, di farlo conoscere e di conservarlo così com'è per quelli che verranno. Ecco, le classi coinvolte quali sono? Le classi coinvolte saranno una prima, la prima B, e alcuni studenti anche di una seconda. Per prima intendiamo La prima. Proprio non c'è più la quarta ginnasio. Un tempo era la quarta ginnasio, adesso cioè, ci siamo aggiornati. Io questa mattina sto dichiarando la mia età, prima no, con un altro riferimento che non vi sto a dire nella prima fascia, e oggi confermiamo che confermate. Siamo tutti prime, uguali in tutti gli ordini di scuola. Quindi quarta ginnasio, quinta ginnasio, non c'è più. È un ricordo. Ormai. No, ma scherzo, anch'io non l'ho fatta, c'era già la prima liceo quando l'ho fatto io. Bugia incredibile, non ci crede nessuno. Quindi una prima, molto bello questo, quindi insomma, diciamo, sono giovanissimi, i più giovani, esatto. Ma già molto addentro
alle cose, quindi speriamo in bene, speriamo di far bella figura. Beh, ma sicuramente, anche perché, torno a dire, insomma, c'è questa bella gioventù che ha tanta voglia, a quanto pare, anche di scoprire, di mettersi in gioco. Insomma. Di mettersi in gioco, esatto, perché uno degli aspetti più importanti è non solo la curiosità di apprendere, ma anche lo sforzo di raccontare poi a loro volta a qualcuno che si presenterà loro, probabilmente che no, disconosciuto, o aspetti che hanno appreso ma che cercano anche di trasmettere con la loro passione, il loro temperamento, lavorando comunque insieme, perché lavoreranno gruppi di ragazzi, per cui sarà insomma anche un po' un divertimento, immagino e mi auguro. Certo, abbiamo ancora alcuni minuti, ma com'è stato strutturato il percorso? Se potete anticipare qualcosa, non voglio farvi raccontare troppo. No, assolutamente, il percorso appunto segue una serie di mappe, una serie di tappe, scusate, che sono state ritrovate attraverso delle mappe storiche e dei toponimi citati all'interno di processi del Tribunale dell'Inquisizione. Quindi sono tra le migliaia di documenti che l'Archivio di Stato conserva sul Tribunale dell'Inquisizione, che era quel tribunale che è stato attivo fra il 300 e il 1785 a Modena, dove venivano puniti per bestemmie, eresie, azioni particolari contro la Chiesa, e tra questi sono state anche delle persone che hanno subito la pena capitale, e in particolare un Vincenzo Pellicciari, che è stato l'ultimo assassinato in Piazza Grande appunto per queste colpe. E nelle carte del processo racconta di luoghi da lui frequentati, da lui vissuti, in una Modena settecentesca, e saranno soprattutto questi luoghi che animeranno il racconto del processo e anche il racconto di una Modena di altri tempi. Ecco, una Modena di altri tempi che secondo voi è abbastanza conosciuta, o forse, domanda forse anche un po' retorica, però insomma occorrono. Progetti, percorsi, eventi del genere, insomma alla fine conosciamo bene, ma anche noi adulti, e prima ancora di metterci in cattedra noi e pensare solo ai giovani, noi conosciamo abbastanza bene poi in realtà questa nostra Modena, se posso, secondo voi? Io credo di no, e credo che questa sia un invito, lo abbiamo detto tante volte, ma davvero a scoprire qualcosa che ci appartiene, che sì, si trova nel passato, ma che poi così possiamo utilizzare anche per riflettere sul presente. Ecco, il Settecento come secolo certo di splendore della città, con le sue luci e le sue ombre, con un tribunale che insomma si è fatto giustizia non sempre forse nel modo auspicabile, e anche incontrare concittadini come questo Vincenzo Pellicciari, che è stato tutto sommato sfortunato, però possiamo incontrare, perché ci posizioneremo nei pressi della casa dove abitò con la famiglia, dove il filatoio forse dove lavorò, e poi purtroppo anche il tribunale dove venne processato, e il luogo dell'esecuzione che sarà poi insomma, Piazza Grande. Sono tutti luoghi presenti nel percorso, presenti a Modena, e appunto una volta che si è lì svelano poi il loro vero volto, quindi credo che l'emozione sarà un po' per tutti come è stata per noi. Certo, deve essere bellissimo, sto pensando effettivamente che insomma ammetto che insomma sto scoprendo grazie a voi tutte queste informazioni, quindi insomma davvero grazie per quello che fate. Volete aggiungere qualcosa che forse non è stato detto? E quindi venerdì 5 aprile alle 18 o 18 meno 10 meglio, e Largo Sant'Eufemia 19. Scarpe comode, io lo dico, perché credo sempre sarei io in grado di venire con i tacchi, ma invece no. Anche in caso di pioggia, che ecco, speriamo non... Speriamo di no. Davvero vi ringrazio, grazie, buon a voi. Lavoro, complimenti per quello che fate, davvero per tutti quanti noi, insomma, per la nostra bella città e per portare avanti davvero la nostra cultura, la tradizione, insomma, e la ricerca davvero della storia. Allora, Map Trek, questo venerdì 5 aprile, 18-10 è molto meglio, Sant'Eufemia, per questa passeggiata insieme per scoprire la Modena di ieri e la Modena di oggi. Grazie davvero. Grazie. Grazie.